qui ci sono modelli che sono stati anche scopiazzati o comunque a cui si sono ispirati alcuni teorici di casa nostra. Avete sentito parlare di flex security, no? Flex security è uno slogan che è andato molto di moda e che è piaciuto anche a Berlusconi quando ha visto la ministro danese, che era una bellissima signora, in un consesso internazionale, ha detto: accidenti, che flex security, diciamo così, che guardando in basso, vero? E ammirando le fattezze di questo ministro. Ma in realtà la flex security è una modalità di intervento nel mercato del lavoro in cui tu garantisci da una parte la possibilità che una persona possa anche cambiare lavoro, quindi dai la flessibilità alle regole del mercato del lavoro, ma contemporaneamente, non dopo, ma contemporaneamente però sei in grado di offrire alla persona che perde un'occupazione di rimettersi in carreggiata per trovarne un'altra. E qui come? Obbligando questa persona a entrare in un circuito formativo pubblico che sia all'altezza delle sfide da portare avanti, che sia in grado di fornire alla persona nuove competenze, nuove conoscenze, e ti ritrova il lavoro nell'arco di un anno. Naturalmente questo prima della crisi, evidente, poi la crisi cambia tutto il panorama, ma questo modello di intervento che gli scandinavi avevano, questo flex security, poi è proprio un modello, credo, nato in Danimarca, studiato in Danimarca. Una volta diceva: c'è del marcio in Danimarca, diceva qualcuno, ma in questo caso invece anche i teorici di casa nostra, Treu, Damiano, hanno scritto il libretto sul modello danese, e andava di moda andare a vedere come appunto gli scandinavi affrontavano il tema delle politiche del lavoro e della formazione. Ora, flex security quindi voleva dire lavoro per tutti, puoi cambiare lavoro, puoi perderlo, ma te lo faccio ritrovare purché entri in questo circuito. È quasi obbligatorio poi entrare in quei circuiti se vuoi essere assistito, cioè non è che potessi scegliere di restare fuori e di godere del welfare, diciamo. Quindi lavoro e welfare sono andati davanti, diciamo, insieme, avanti insieme. Poi c'è un terzo modo, diciamo, di reagire alle politiche, alle crisi, alle difficoltà, che è quello, diciamo, dell'Europa continentale. L'Europa continentale ha affrontato, diciamo, con riforme importanti negli anni 2000, poi il mercato del lavoro, e diciamo che sono paesi nei quali, soprattutto la Germania, devo dire, nei quali la risposta alla crisi è stata, da un lato, inventare nuove politiche per affrontare i nuovi rischi sociali. Penso alle politiche per le famiglie in Germania, penso alle politiche sul part-time in Olanda, penso ad altre scelte sulle politiche di conciliazione. Pensate, la Germania ha creato un'assicurazione nazionale contro la non autosufficienza a metà degli anni 90, la Francia ha fatto un'altra politica nazionale di scelta per tutelare la non autosufficienza 2 anni dopo. Quindi sono paesi che hanno cercato di ricalibrare, hanno cercato di entrare nella domanda e nella risposta dei nuovi rischi sociali, ma a prezzo però di un processo di dualizzazione. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, prendiamo la Germania come paese leader di questo gruppo di welfare, è vero che da un lato ha cercato di affrontare i temi dei nuovi rischi sociali con scelte di policy innovative, però è anche vero che per affrontare i temi del lavoro, che sono centrali anche durante la crisi, ha dato spazio ad una serie di riforme di cui in Italia non si sa, e tutti pensano sempre al modello tedesco come il modello dell'occupazione alta, della Volkswagen che fa tante automobili invece che la Fiat, della Volkswagen che dà gli aumenti e riconosce i premi produttivi ai propri dipendenti, di un modello di concertazione felice in cui la DGB sarebbe la FIOM tedesca, i metalmeccanici tedeschi lavorano in FIOM, ce n'è una e tutti gli altri, non si dice neanche così. Metalmeccanici tedeschi. Stavo scherzando. Ecco, detto questo, quindi abbiamo in mente questo modello tedesco di grande successo, di grande capacità concertativa, in cui il sindacato ha un forte ruolo nel determinare le politiche, il paese che esporta, il paese senza debito pubblico, il paese di tutti i lati positivi. In realtà
se noi andiamo a guardare le politiche del lavoro fatte in Germania, sono le famose riforme Hartz, H-A-R-T-Z, che sarebbe colui che ha dato il suo nome, diciamo, a queste riforme. Sono state fatte 3 o 4 riforme fra gli anni 2003, 2006, 2007, sono riforme che hanno inciso profondamente sul mercato del lavoro tedesco, ma hanno creato un processo di dualismo, se volete, di dualizzazione, che neanche ce lo sogniamo. Hanno per esempio distinto i lavori creando quelli che si chiamano i mini jobs, sarebbero i lavori più piccoli, diciamo, che sono delle forme di occupazione che non possono essere, diciamo, retribuite più di 400 euro, non al giorno, ma al mese, senza contribuzione sociale, quindi precariato allo stato puro, se vogliamo. Poi ci sono i midi jobs, che possono essere remunerati fra i 400 e gli 800 euro, che danno origine a una parziale copertura di contribuzione sociale, e poi soprattutto hanno istituito delle regole per cui c'è la libertà totale di licenziamento per le piccole e medie imprese fino ai 10 addetti. Quindi, e poi hanno creato un ulteriore sistema di collocamento delle forze di lavoro per le quali tu non puoi rifiutare qualsiasi proposta ti venga fatta, a prescindere dalle tue competenze e anche a prescindere dai luoghi, cioè devi spostarti se vuoi andare a lavorare. Non c'è tanto da star a discettare sulle distanze congrue o non congrue rispetto alle tue esigenze. Cioè una modalità di essere del mercato del lavoro che, se fosse stata proposta in Italia, avrebbe visto la sollevazione popolare amplissima, no? Dalla FIOM fino a Grillo, so per dire, cioè tutti quelli che si possono sollevare. I mini jobs, mini vuol dire piccolo, no? Mini jobs. Se voleste approfondire con una lettura anche, diciamo, non lunga, queste riforme, i processi di dualismo, di dualizzazione del mercato del lavoro tedesco, è uscito un bell'articolo di Gualmini, che adesso è diventata famosa Elisabetta, perché adesso ha scritto il libro su Grillo, la mandano sempre in televisione a parlare di Grillo, che è il direttore del Cattaneo di Bologna. La Gualmini ha scritto insieme a Rizza, che è un sociologo di Bologna, un articolo sulla rivista Stato e Mercato, mi pare del 2010, proprio sulle riforme, facendo un confronto Italia-Germania. In cui era una dottoranda di Zanda. Era una volta. E quindi queste riforme sono state riforme che hanno scandito una modalità di essere dei mercati del lavoro tedeschi, che hanno sicuramente raggiunto statisticamente dei livelli di occupazione molto forti, però a costo, diciamo, di una differenziazione pazzesca fra chi è dentro e chi fuori il welfare, perché i mini jobs e i midi jobs riguardano centinaia di migliaia di persone. Mini, midi. E midi cosa vuol dire? Mini vuol dire piccolo, midi, midi sarebbe a metà strada. È come quando si dice micro, meso, macro, no? Cioè, questa rivista si trova in biblioteca? Sì, Stato e Mercato, sì, come no. Ecco, allora, cosa voglio dire con questo? Quindi che allora, domani posso portarla su questa copia di rivista, se possiamo fare delle fotocopie, che domani la porto. Ecco, dicevo, quindi queste politiche, allora, anche nei modelli di welfare, diciamo, del centro Europa, hanno risposto in qualche modo, diciamo, alla sfida con processi di cambiamento, di ricalibratura, ma hanno anche risposto con dei processi di fortissima dualizzazione. E quindi oggi si parla proprio di questi processi, sono usciti libri che paragonano Francia, Germania, eccetera, in cui c'è una profonda divaricazione e c'è una precarizzazione formidabile di una quota crescente del mercato del lavoro. Allora, di nuovo, se ce la volessimo cavare con uno slogan, mentre per gli scandinavi abbiamo detto lavoro e welfare, qui possiamo dire il lavoro tramite il welfare, cioè nel senso che è il welfare che ti dà la possibilità di lavorare, ti dà la possibilità di partecipare, anche se, appunto, con processi di differenziazione formidabile. Devo dire, a completare il discorso del sistema tedesco, che a fronte di questo, diciamo, processo di dualismo interno, c'è anche però da dire che in Germania esiste il reddito minimo assistenziale, e cioè
se tu perdi il lavoro, se tu sei disoccupato, non vai a reddito zero come accade in Italia, c'hai il reddito assistenziale minimo garantito dallo Stato, seppure a certe condizioni. Quindi quando... Finché non trovi un nuovo lavoro? Certamente, non è che dura all'infinito, ma diciamo c'è comunque una possibilità per un periodo lungo, diciamo, di essere... È un reddito assistenziale, cioè se tu... Se uno fa il mini jobs non c'ha dei... No, esatto. Dipende, se sei disoccupato, se sei senza reddito. Cioè quando la Fornero, per dire la storia di recente italiana, ha detto che si ispirava per la riforma del mercato del lavoro al modello tedesco, ha creato l'ASPI e il mini ASPI, no? L'ASPI, sapete cos'è? Non è l'ASPI RINA, ma è l'ASPI, sarebbe l'assicurazione sociale per l'impiego, che dovrebbe diventare la spina dorsale dei sistemi di intervento per i disoccupati, no? Quello che perde il lavoro ha diritto a questo reddito che potrebbe durare un anno o più, o 18 mesi se ha più di 50 anni. Dopodiché però nel sistema italiano attuale, quello che è uscito dalla riforma Fornero, non c'è più nulla. Cioè una volta che tu hai esaurito la possibilità di godere dell'ASPI o della mini ASPI, sei a reddito zero. Ecco. Il modello tedesco a cui Fornero e Monti dicevano di ispirarsi in realtà non finiva lì. C'era anche l'altra parte del discorso, quindi c'era il mercato del lavoro, ma c'era anche l'assistenza minima garantita, cosa che non c'è in Italia. Quindi sono luci ed ombre. Non c'è dubbio che questa scelta di pesare fortemente sulle reti familiari non è una scelta che possiamo definire lungimirante, nel senso che per adesso, pensiamo all'Italia, ma questo è vero anche in altri paesi, è riuscita a tamponare le crisi più difficili, no? Addossando alle famiglie il ruolo di quelli che vengono volgarmente chiamati gli ammortizzatori sociali, e però le stesse tendenze demografiche che vanno dalle tassi di fertilità e di fecondità delle famiglie all'età dell'invecchiamento, all'aspettativa di vita media eccetera, ci fanno dire quello che appunto Stefania diceva, cioè che in prospettiva non ci sarà la possibilità di garantire tutela e risposte a tutti i bisogni che il welfare pubblico e privato non porta avanti. Ma questo è proprio uno dei problemi che dovremmo affrontare e discutere domani, anche perché poi, io qui non l'ho ancora detto, anche se però è emerso anche nelle vostre letture, c'è anche un dualismo formidabile, territoriale, che ha ripreso a dominare la scena economica e la scena del welfare italiano, cioè il modo in cui stanno fronteggiandosi bisogni e risposte, domande e offerte sociali nelle regioni meridionali ormai non ha più nulla a che fare con quello che sta accadendo nelle regioni del centro-nord. Cioè noi addirittura abbiamo scritto, forzando un po' la mano, però alcuni recenti libri stanno portandosi su questa sintonia, che ormai si può parlare di un welfare del nord e un welfare del sud in Italia. Non è solamente Nord Europa e Sud Europa, è un welfare del nord e un welfare del sud. L'Italia sta sperimentando ormai un dualismo territoriale che non ha nessuna possibilità di essere paragonato ai dualismi territoriali che ci sono in giro in paesi europei. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che anche in Europa, come in tutto il mondo, voi avete per un paese zone più sviluppate e meno sviluppate. Questo è vero in Francia, come è vero negli Stati Uniti, come è vero nel Regno Unito. Se vogliamo vedere il Regno Unito possiamo pensare che la parte più sviluppata è geograficamente al sud, cioè la zona intorno a Londra, la parte più in difficoltà sarebbe il nord, la Scozia, quindi c'è un sud che sta al nord in quel caso, un sud fra virgolette. Se vogliamo guardare la Germania, la storia recente ci parlava di un sud fra virgolette che stava a est, la Germania dell'est rispetto alla Germania dell'ovest, se vogliamo guardare la Spagna e così via, cioè in ogni paese noi abbiamo un sud e un nord, no? Un sud fra virgolette e un nord fra virgolette, ma le distanze fra questi sud e questi nord all'interno della Francia o della Spagna o della Gran Bretagna o della Germania non sono paragonabili alle distanze che ci sono fra il sud e il nord italiano. In Italia, fra l'altro, il sud corrisponde anche al sud geografico, diciamo così, ma le distanze, qualunque le si voglia misurare,
qualsiasi sia l'indicatore che andiamo a guardare, gli indicatori economici, gli indicatori di servizi, gli indicatori diciamo civili, gli indicatori della mobilità, dei trasporti, di qualsiasi campo ci dicono questo, tant'è che persino il Censis che scopre sempre spesso l'acqua bagnata, come dico io, recentemente, roba di 2 giorni fa, ha rimesso in evidenza come la questione meridionale ormai sia esplosa e c'è un livello diciamo di difficoltà a portare avanti l'ultima settimana del mese, come si diceva una volta, o comunque a superare difficoltà economiche estremamente più elevato in tutto il sud che rispetto al nord. Se poi prendiamo i dati sulla disoccupazione, i dati sulla povertà, qualsiasi indicatore noi prendiamo in considerazione, noi scopriamo questa enorme differenza. Quindi questo è un dato forse di nuovo specifico del caso italiano, non solamente quindi l'Italia ha un welfare che non è mai cambiato in modo sostanziale per affrontare i nuovi rischi sociali, ma l'Italia ha una questione diciamo di territorio, un dualismo territoriale la cui diciamo così gravità, le cui misure non hanno uguali nessun altro paese europeo. Quindi questo la dice lunga sui problemi che si dovrebbero affrontare in questo paese se si volesse diciamo così quantomeno ridurre le questioni più spinose. La cosa interessante oggi per l'Europa, riprendendo adesso l'Europa, è che sostanzialmente noi abbiamo una Unione Europea la quale praticamente sul welfare non è mai entrata. Se voi andate a vedere la legislazione europea degli ultimi 10 o 15 anni, voi troverete che su alcuni temi l'Unione Europea ha cercato di dire la sua, per esempio sul discorso della parità uomo-donna, per esempio sul discorso di diritti sindacali, su qualche cosa che ha a che fare col mercato del lavoro, ma se noi andiamo a guardare la sanità, voi non troverete una riga nelle decisioni dell'Unione Europea su come dovrebbero armonizzarsi o no i sistemi sanitari europei. Fisco, non c'è quasi nulla su come i sistemi fiscali europei dovrebbero in qualche modo armonizzarsi oppure no. Pensioni, non c'è niente sulle pensioni. Scuola, università, ci sono solamente alcuni snodi diciamo delle politiche europee. Solo quando c'è da giustificare qualche situazione peggiorativa. Aspetta, ci arrivo. Cioè, noi troviamo nella storia europea troviamo dei momenti in cui hanno fissato degli obiettivi. È vero questo fatto, che l'Unione Europea, adesso non voglio parlare per slogan, no? Ma un'Unione Europea, un welfare europeo non c'è, sia per le storie, diciamo così, difficili, diverse, per le specificità, per le diversità che abbiamo provato a delineare, sia perché non c'è, questo è anche la causa, ma è anche l'effetto, non c'è una capacità, volontà, quello che volete voi, di muovere in una certa direzione il welfare europeo, di spingere il welfare europeo. L'unica volta che lo fa l'Unione Europea è quando fissa degli obiettivi. Allora, Lisbona nel 2000 dice entro 10 anni dovremo raggiungere il 60% di occupazione femminile in ogni paese europeo, dovremo raggiungere il 33% dei posti in asilo nido per i bambini in età da 0 a 3 e dovremo aggiungere almeno il 12-15% per l'educazione permanente, per il lifelong learning. Cioè l'Europa fissa degli obiettivi come auspicabili e come giusti e come diciamo desiderabili da raggiungere in ogni singolo paese, ma poi non ci sono le politiche per. Di fatto ogni paese è libero ancora di organizzarsi il suo welfare, sia pure in presenza di vincoli internazionali. Dov'è l'unico tentativo concreto dell'Europa per cercare di fornire benzina diciamo così a certe politiche? Sono col discorso dei fondi strutturali. I fondi strutturali, cioè il Fondo Sociale Europeo e il FESR, il Fondo Sociale per lo Sviluppo Economico, lasciando da parte le politiche agricole comunitarie, sono i due strumenti, no, che si cerca di utilizzare per raggiungere alcuni obiettivi. Voi sapete come si fa un bilancio europeo, no? È come un bilancio di uno Stato, cioè si mettono insieme le risorse e si decide, poi ogni paese contribuisce con un certo quantitativo di risorse, dopodiché si decide come spendere questi denari.
E allora una parte vanno spesi per mantenere l'impianto burocratico di Bruxelles, di Strasburgo, eccetera, una parte vanno spesi per le politiche, diciamo, della difesa europea, ancora poco, una parte vanno spese per le politiche agricole, e poi ci sono i fondi strutturali che sostanzialmente poi riportano risorse nei paesi per raggiungere determinati obiettivi. A noi quello che interessa è l'FSE, il famoso Fondo Sociale Europeo, che è quello che, diciamo, dovrebbe essere vocato a ridurre le differenze e ad avvicinare gli obiettivi che poi l'Unione si dà quando fa i convegni ogni decennio. Adesso va di moda l'Europa 2020, no? Cioè, visto che siamo nel 2012, Lisbona nel 2000, due anni dopo la fine di quei 10 anni, a che punto siamo? La fissiamo come dovremmo essere nel 2020, però di nuovo, diciamo così, sono obiettivi che vengono poi lasciati alle capacità dei singoli paesi, ciascuno dei quali ha i suoi problemi di bilancio, di scelte politiche, di classe dirigente, di culture, di storie precedenti, eccetera. Ora, se guardate il Fondo Sociale Europeo, lo so perché l'ho un po' maneggiato nell'altra mia vita, diciamo così, quali erano gli obiettivi del Fondo Sociale Europeo? Erano combattere l'esclusione sociale, avvicinare le pari opportunità, il gender mainstreaming, come viene chiamato, cioè usare tutte le politiche per riuscire a portare avanti la posizione femminile, diciamo così, e un po' di risorse per migliorare la formazione e per migliorare i processi, diciamo, di avviamento al lavoro. Sostanzialmente erano questo che erano i grandi obiettivi, e non potevi utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo per fare altro, perché eri incanalato in questi contenitori, nell'ambito dei quali poi c'era la possibilità di usarli discrezionalmente, ma non potevi uscire dal seminato, anche perché se uscivi poi le risorse non ti venivano date, quindi te le avresti dovuto finanziare con i fondi regionali, che non ci sono, sono scarsi. Allora, in realtà su questo qualche cosa è stato fatto grazie al Fondo Sociale Europeo, però attenzione, il Fondo Sociale Europeo, a parte che ha una valenza di 7 anni ogni volta, 2006-2013, 2013-2020, sono risorse che non sono poi messe a regime, come si dice. Se tu, cioè, fai un progetto, come è capitato anche alla Regione Marche nel 2004-2005, per sperimentare in due province delle Marche nuovi esempi di politiche di conciliazione fatte nella provincia di Pesaro e di Macerata, che hanno coinvolto sindacati, imprese, enti locali, formazione, eccetera. Alla fine tu fai il bilancio della sperimentazione, magari fai anche un bel convegno, fai anche una bella pubblicazione e poi finisce lì. Nel senso che se la regione non ha la forza, oltre che la volontà, di farlo diventare una politica regionale, o gli enti locali, una politica di enti locali, quello rimane una sperimentazione che non riesce a entrare a regime, come si dice. Quindi molti ritenevano, per esempio, che il Fondo Sociale Europeo drogasse un po' il sistema, no? Nel senso, come se tu prendi tanto cortisone, perché in quel momento sei eccitatissimo, poi per fortuna non prendi più il cortisone e cadi nella depressione precedente, se non sei entrato a regime con la salute nuova. Allora, tuttavia possiamo dire che sono stati gli strumenti principali dell'Europa per fare, però capite, sono problemi. Infatti, cosa dicevano i gestori europei di queste politiche? Fate dei progetti, fate delle azioni che possano poi essere prese a riferimento e diventare politiche degli stati, politiche delle regioni, politiche degli enti locali, altrimenti non ci siamo. E in Italia, in realtà, che cosa è accaduto su questi fondi sociali europei? Che molte volte, recentissimamente poi è stato palese perché è diventato una richiesta dei governi di Berlusconi, molte volte queste politiche sono entrate a sostituire, a prendere il posto di politiche nazionali che non c'erano, per cercare di far fronte alle esigenze. Faccio un esempio fra tutti, un esempio lampante: le politiche del lavoro, no? Quando sono stati istituiti i centri per l'impiego, i centri per l'impiego dovevano essere dei luoghi nei quali fare politiche nuove, ma per fare politiche nuove, passare dagli uffici di collocamento ai centri per l'impiego, tu devi passare da un luogo in cui c'avevi dipendenti prevalentemente con una preparazione di tipo amministrativo o giuridica, che erano abituati a timbrare delle carte giù di lì aspettando qualcuno bussasse, entrasse e si dichiarasse disoccupato, ad una struttura invece di un bureau attivo, dove ci volevano persone che avevano competenze tutte diverse,
che hanno competenze relazionali, psicologiche, di conoscenza del mercato del lavoro, di statistiche, eccetera, che non c'erano in quegli uffici di collocamento, anche perché poi quando lo Stato nazionale ha decentrato, ha chiuso gli uffici, ha aperto i centri per l'impiego, in realtà ha passato solo metà del personale.